tira i capelli, malmena e aggredisce una professoressa colpevole di aver punito suo figlio, 12 anni. Ma questo è solo l'inizio. Poi questa mamma, non contenta, minaccia anche di morte Regina Ciccarelli, preside di questa scuola media a Vaprio d'Adda. Ora mi guardo le spalle, quello sicuramente sì, perché se camminavo prima per strada tranquilla, sapendo che prima o poi c'è qualcuno che mi vuole sistemare, uno sguardo dietro lo giro anche inconsciamente. Tutto nasce da una punizione che la professoressa dà al 12enne irrequieto, già protagonista di atti vandalici. Una sanzione disciplinare, riordinare le aule, scambiata dalla mamma del ragazzo per una sospensione che furiosa ha malmenato la professoressa incolpevole. La rincorsa per il corridoio l'ha sbattuta contro un armadio di ferro, le ha tirato i capelli facendone volare anche gli occhiali. Un'aggressione in piena regola, spintoni, urla, minacce. Per evitare il peggio devono intervenire altre professoresse che di peso portano via la donna. Non senza problemi, la mamma del 12enne picchia anche loro, poi rimane davanti all'istituto. Dicendo ad alta voce che aspettava l'uscita dei docenti perché faceva il gesto con la mano perché gli avrebbe fatto chissà che cosa. Poi, dopo che sono stati chiamati i carabinieri, la donna se ne va. Passano poche ore e i genitori del 12enne chiedono un colloquio alla preside, la quale prova a spiegare ai genitori la punizione e il suo scopo educativo. Un'attività di riordino delle aule, sistemare gli spazi comuni, quegli spazi che il ragazzo irrequieto e rispettoso spesso metteva a soqquadro. Ma i genitori non sentono ragioni, sono convinti che quella sia una punizione. Per loro il ragazzo dovrà lavare i bagni, o meglio il water. Inutile la rassicurazione della preside, che a questo punto viene minacciata. Fino al punto di dirmi che mi avrebbe sistemato lui in qualche modo. Quindi minacce quasi di morte, insomma. Sì, diceva stai attenta a quello che fai che poi ti sistemo io. Non solo, il padre prova anche ad alzare le mani contro le professoresse. Sono momenti concitati, carabinieri, ambulanze, perché la professoressa già aggredita il giorno prima si sente male. I genitori vengono portati via. La preside ha presentato una denuncia, ma ora qui, in questa scuola, regna la paura.